pare che ci sia una soluzione allo Stato, andrebbe che dovesse tornare a fare la Serie A, i problemi della localizzazione dello Stato dovrebbero esserci tutti, come no, poi che ci sia una tettoia sulla Maratona, che sono persone. E la soluzione è stata trovata perché c'è stata la soddisfazione dell'imprenditore Orsi, non certo del presidente Orsi, perché vorrei dire che il centro di spazio, il presidente Orsi, che si era avvisa a livello personale, o migliori rapporti con molti di voi che votano a favore di Montebuono, o magari lo hanno in antipatia perché fa i partiti o c'è macchina, io ho rapporto con lui, lo parlava anche l'altra sera, gli ho ribadito che per quanto riguarda Montebuono, che non hanno fatto un pedalone, ovviamente lecito, perché è stato fatto una cosa che non conviene. Quella è la soluzione. La soluzione invece dello Stato è quella che riguarda la città e non la società, perché vedete, se voi pensate allo Stato e pensate alla società, è chiaro che forse il fatto che Montebuono si soddisfatto. Dello Stato per la città, per quelle prime lì, quando c'è la Serie A, che rimangono prigionieri. E allora noi proponiamo un'analisi che potrebbe e dovrebbe vedere la via, avrebbe voluto vedere la Piace come il solo che fa il centro sportivo del Lecco, lo Stato da 20.000 posti, lo fa la Juve da 20.000 posti, nel senso tutti lo pensano che fa, che sarà la regola, uno stadio piccolo, compatto. Perché quando dovranno esserci di nuovo problemi, ti verrà detto c'è la curva, la pista, caro vice sindaco, tu lo sai. E allora bisognerebbe cominciare a pensare una ricollocazione, però già abbiamo pensato a Riace, abbiamo fatto una proposta complessiva, perché abbiamo detto di vendere questo comune e altri pezzi di comune, fare il comune della zona Serra Valle, abbiamo fatto un'operazione che nessuno, cioè abbiamo visto là, abbiamo certo storico che ci può fare cose. Sì, poi il comune lo può portare, palazzo di esposizione, lo può portare un giorno palazzo di esposizione, un giorno sta qui. Se lo sai qui si paga metà l'affitto. A me pare una cosa clamorosa, nel 2009. Come metà? Cioè, si paga per metà dello Stato un affitto. Un paga una parte di comune, una parte di affitto. È generoso di verità. Quindi se ne paga più. Allora si paga una parte. Ancora penso, cioè il fatto comunque paghi la propria sede, paghi l'affitto di un pezzo nostro, che potrebbe essere attraverso la dismissione del pezzo nostro, si smette di pagare l'affitto, ci ricollocava in una zona scimmia nuova del palazzo della zona dello Stato, liberava dallo Stato medesimo, non si era posto l'operazione. Quando la proponemmo sui giornali ci fu detto, ah cosa abbiamo lanciato la sfida, prendiamo, diteci dove e quando e ragioniamo, commissione, però non sembrava uno ragionare. Si era fatto anche il conto, si era detto di vendere la palazzina dei vicini urbani e portare tutto e di portare anche il tribunale lì alla zona Serra Valle. Ciò pensavo dopo. Gli abbiamo suggerito noi di riportare tutto che c'è la volta. Perché noi quando gli abbiamo detto di portare, vedete, l'ottimo lì sempre che ci annuisce da questo punto di vista e ci ringrazio. Quando lo dicevo, facciamo il posto dello stadio una cittadella civica dove portarci le strutture pubbliche. E se avessi dato un perché? Farmacia, la polizia, la comunità di grazia, la dopo, quindi quella cosa lì poteva essere fatta a Serra Valle, a Serra Valle, dove avevamo anche pensato che la pista da treppia leggera in una parte di parco che sarebbe stata vicina anche alla piscina, su un progetto complessivo. E niente, se invece di guardare un progetto complessivo si riguarda il problema del doggio, di tutto essere pronto per la pista e poi di colpo di prendere a dimostrare perché voilà, è stato fatto in certo Montebuono, a che si chiama? Si protesta perché c'è la pista. E era fatto in certo Montebuono per la pista, non si nota più. Questo è un particolare, scomenci. Sta bene il sangue quando dico questo a che mi riferisco, perché il candicino è fesso, nel senso che a me pare non ci sia stata una progettualità. Come lo dico, così, l'ho detto ieri ai corsi, io l'ho detto a chi è andato, ho detto mai che sta, ho avuto anche un nome pago un caffè, a dimostrazione che io voto a testa alta perché anche a quelli, come dire, a cui voto oltre, sanno che la penso, io le mie verità nel senso mie, poi che sia la verità, e di quello che penso. L'operazione molte volte è stato un grande errore, un errore non ha prodotto nient'altro, in attesa ancora che parta con tutto il progetto che noi abbiamo voto ipotizzato, ristorante, eccetera. Ve lo ribadisco, partirà. Dopodiché mi auguro che il problema dello Stato torni di nuovo in auge, perché vorrebbe dire di avere l'Empoli in Serie A, che invece purtroppo anche la sconfitta di ieri sera mi sembra, come dire, traguardo per domenica un lontano da venire. Mi siete un po' salvati, ora voglio dire che questa amministrazione porta sfortuna, però l'amministrazione precedente ha lavorato con l'Empoli in Serie A, che addirittura veleggiava
questa dove il piccolo della cuore e dove la cuore fugge fa il piccolo perché è da lì che è nato tutta la, però a livello di serie 20 vale tendenza. Diceva che ci si causa un problema stare, un problema che si è messo a stare. È anche vero però che la risoluzione del problema stadio, la risoluzione del problema stadio, almeno in questi 4 anni e mezzo di legislatura, meno che costava che si è messa insomma, grosso modo, 3 euro tutti gli anni per raddoppio e abbracci di una situazione strutturale che evidentemente necessiterebbe di interventi molto più sostanziosi che risolverebbero i problemi alla radice. Cosa? 5 milioni di euro investiti? No, grosso modo, io penso dalle termine dei diritti dirigenziali, il costo anno per la toppia e il rabbeggio, vuoi per mettere i seggiolini, oppure per il leggermente al mappa di comune, sono costati a questa amministrazione in questi 4 anni una media di 800-900 mila euro l'anno. Risorse che secondo me potevano essere destinate altrove se ci fosse stata la capacità di progettare una soluzione definitiva a questo tipo di problema. Quindi mi sembra un'affermazione un po' quella che è improbabile oggi parlare di un problema stradale, mi sembra un'affermazione piuttosto generosa, sì, perché comunque risolvere il problema stradale tutto lo si risolve un problema vuol dire un mercato di mani, tutti gli anni siamo stretti a tirare fuori 700 mila euro. Sì. L'anno per raddoppio e raddoppio in uno stato che ormai sta fatto il suo tempo vuol dire che il problema non è che lo si risolve, si cerca di tamponare quello che è possibile tamponare. Quindi ma quelle risorse avrebbero dovuto essere destinate in maniera diversa. Poi c'è un'altra questione sempre legata all'aspetto economico, che è quello degli espropri già pagati da questa amministrazione per la zona sportiva del ghiaccio. E anche lì sarebbe interessante capire. Ormai non c'è nemmeno più tempo per eventuali interrogazioni eccetera, però sarebbe interessante, c'è il tempo, però sarebbe interessante capire quanto l'amministrazione non ha pagato per gli espropri, per la famosa cittadella, eccetera, eccetera, che poi in maniera generosa questa amministrazione ha disatteso concedendo a l'empoiaggio la possibilità di fare quell'operazione. Come diceva prima, a conoscere, quindi da qui a dire che il problema stato risolto è un'affermazione assolutamente, anche dal nostro punto di vista, non condivisibile. Quindi ecco perché abbiamo presentato il seminario, perché è anche naturale che si sia pensato a quella zona, perché la zona della Viaccia è una zona dove questa amministrazione ha già speso dei danari. Perché in qualche modo lì ci venisse fuori qualcosa di conducibile all'attività. Quindi da qui la nostra idea, anche per risolvere questa volta sì, ma il problema stadio, che come diceva Mario Concini, è temporaneamente accantonato perché per vicende l'accisi e del proviaggio, però sicuramente è un auspicio. In futuro potrebbe ripresentarsi sempre con lo stesso discorso, perché comunque quello stadio attuale è uno stadio che non si può fare ad una categoria superiore rispetto a quella, e soprattutto dal punto di vista logistico, perché comunque c'è una sola strada, anzi due, una sola strada, due strade che consentono l'accesso a quello stadio. È stata fatta un'altra secondo me operazione, quella che è stata quella della passerella sul Dorno, che aveva costato diversi soldi, giustificandola anche con la necessità di farla perché avrebbe consentito di arrivare allo stadio in maniera più piacevole rispetto a quelli di accesso che c'erano fino ad allora. Io per chi non lo sa, di intercorrente funzionale per la passerella e per andare in altre partite, perché per il discorso del Sano, quindi è accessibile solo a chi va in Cuba Sud, in Cuba Sud solo i tifosi ospiti sono quindi numericamente Sono il momento di maggiore afflusso che gli altri è chiaro, sì, ma è uguale, se tu consideri che i tifosi ospiti vengano a entrare in Cuba, a piedi non credo venga nessuno da fuori la città, quindi anche da questo punto di vista la passerella sull'ordine è stata anche quella, secondo me, un'opera
inutile, costata svariate centinaia di migliaia di euro, risorse anche quelle che potevano essere assolutamente destinate ad altre cose.